Ciao amici, ciao amiche, finalmente stiamo cominciando a spiegare le cose serie. E c'è stata una domanda molto bella, una mia carissima amica mi ha detto, prima che succedesse l'11 settembre, io ho fatto un sogno e quello che io ho sognato poi purtroppo è successo. E ha avuto anche altri episodi come questo. E giustamente domanda, ma come mai succedono cose di questo tipo? Qual è la spiegazione? La spiegazione ha due risposte. La prima, noi viviamo in un oceano di energia bioradiante, bioradiante. L'ho già spiegato cos'è l'energia bioradiante. Ognuno di noi emette onde elettromagnetiche, ma questo lo fanno le persone, gli animali, le piante, le madri con i figli con le madri, cioè una specie di trasmissione radio che c'è in tutta questa fascia di forme di vita che sta sulla superficie del pianeta, tutte queste forme di vita. È come se fosse un'atmosfera piena di queste onde, ecco. E alcune persone che aprono la loro mente e il loro cuore, riescono a sentire le onde, così come la mamma riesce a sentire il bambino. Magari il bambino si è arrampicato sulla sedia e la mamma dice: "Oddio, che sta a fare questo? Andiamo a vedere", e te lo trova lì. Che ne so, avvicina la finestra sulla sedia, lo prende, diciamo, dai, e chiude la finestra, insomma, lo salva. Quindi noi abbiamo questa capacità di sentire certe cose. E alcune persone questa capacità non ce l'hanno spenta, perché ognuno di noi la spenge in una certa misura. Alcune non la spengono proprio questa capacità. E queste persone possono sapere e cosa alcune altre persone pensano, a cosa stanno pensando, principalmente se sono gravi queste cose, e si trasmettono con più, diciamo, con più energia, e quindi probabilmente quello che c'è dietro è un pochino di lettura di queste onde elettromagnetiche che stanno in questo oceano. Poi certo, queste letture non sono dimostrabili, come le dimostri? Come fai a sapere che le... Lo dimostra il giorno dopo quando queste cose succedono. Capito? È come un episodio gravissimo, molto strutturato, molto organizzato, c'erano molte persone ansiose, preoccupate perché c'era questa cosa gravissima che stava per succedere, ma questa è una cosa programmata, nel senso che non è che è successo per un incidente per sbaglio così, ma proprio molte persone pensavano a questa storia che sarebbe successa e quindi è arrivata a qualche mente più aperta che è in grado di leggere queste onde elettromagnetiche che sono le onde bioradianti che emettiamo tutti. Questa è una spiegazione a un certo livello, poi c'è una spiegazione a un altro livello. L'altro livello è il copione cosmico, ossia gli eventi che noi viviamo, soprattutto gli eventi, diciamo, più gravi, che riguardano cose che coinvolgono molte persone, sono purtroppo parte di quella che è l'esperienza terrena. I surga che stanno svegli sanno che esisterà una tragedia qui, una tragedia lì, un problema qui, un problema, alcuni problemi molto gravi, proprio tragedie ambientali, climatiche, catastrofi, cicloni, esplosioni, incendi, lo sanno perché questo faceva parte di quello che succedeva nel bioverso. Quindi, come è una riproduzione molto fedele di quello che succedeva nel bioverso, anche se poi io ricordo sempre che quando qualcuno apre il proprio cuore e chiede a D' apostrofo io, che io preferisco chiamare Surun, che poi sono tutti i surghi insieme, i surghi che sono svegli e tutelano e gestiscono e proteggono nei limiti del possibile ciò che può essere protetto,
colà che c'è questa commozione dell'universo e dice: ma dai, cerchiamo di risparmiare perlomeno a quella persona. Qualcuno ne salvano, ecco. Quindi c'è un copione cosmico e a volte noi siamo consapevoli di questo copione cosmico, un po' come ho spiegato anche ieri nell'altro video, il video che parlava appunto del corpo astrale che esce dal corpo proprio per farci capire che questa è una realtà virtuale, quindi questa è un'altra manifestazione, cioè poter leggere il piano divino dei Surga che ci stanno facendo rivivere. Anche qui è in parte il farti capire che questa è una realtà virtuale, è una realtà virtuale, è una simulazione, è una riproduzione fedele di quello che succedeva nel bioverso. Quindi questa possibilità di uscire dal corpo, questa possibilità di avere delle esperienze a priori o anche quei piccoli déjà vu e tutta la capacità, anche i déjà vu sono interessanti, è la capacità di leggere qua e là il piano divino, quindi cose che tu ti sembra di aver vissuto è perché già hai letto un pezzetto del piano divino prima. Insomma, tutte queste cose sono fatte per aiutarti a comprendere che questa è una realtà virtuale. È un po' come un simulatore di volo, no? Hai presente? Esistono delle scuole di volo molto ben organizzate che pensando prima che questo si ammazza, lo mettiamo in un simulatore di volo. Vedete, nel simulatore di volo quello fa l'esperienza, no? Accendi i motori, uno gli parte, oh mannaggia, è vero, ho scordato questo, tac, non si accende, e non ci sono disastri, no? Perché logicamente. Il simulatore di volo, tu esci, che ne so, fai un viaggio, per esempio Parigi-New York, vai là, quando atterri, fa l'atterraggio, fa tutto il volo, poi fa l'atterraggio, ma non è che quando scendi sei arrivato a New York, scendi sempre dove stavi prima. Perciò questa simulazione di realtà virtuale è un po' la stessa cosa. È una simulazione, in questa simulazione tu soffri di emozioni, da rabbi e gioisci e fai di tutto, però fortunatamente non è che muori per davvero, nel senso che il tuo io vero sta là vivo, tranquillo, felice, tu ti stai sognando di essere in questa realtà. Ok? Però è meglio non farsi del male, ovviamente questo è chiaro per tutti, non facciamoci del male, ma rendiamoci conto che si tratta tutto di una grande simulazione, il grande insegnamento è fare in modo che le persone si rendano conto in vita che questa è una realtà virtuale, una simulazione che va presa molto sul serio, presa molto sul serio, non si gioca con questo, e però è una simulazione.